Il codice deontologico dei giornalisti, le fonti di informazione, l'importanza del rapporto tra la procura e l'informazione che deve e può esternarsi nei limiti previsti dalla legge, la differenza tra atti coperti da segreto e atti pubblicabili. Sono stati questi i temi dibattuti nella sala tricolore del Palazzo di Governo del Capoluogo nel corso di formazione dedicato ai giornalisti organizzato dall'Ordine di Settore. Un rapporto fiduciario, quello tra i giornalisti e le fonti di informazione, che possono essere svelate se non compromettono le attività di indagini e nei limiti costituzionali previsti dalla libertà di stampa, fermo restando che solo il procuratore capo, l'aggiunto, possono diffondere notizie non coperte da segreto e in nessun caso possono trapelare i nomi dei sostituti che si occupano dei relativi procedimenti. Si è inoltre dibattuto sulle ipotesi che configurano la fattispecie di reato relativa alla violazione del segreto istruttorio e quando e fino a che punto si può parlare di segreto professionale, a cui sono tenuti non solo i professionisti ma anche gli iscritti all'ordine dei pubblicisti. È tutto un contesto in cui bisogna stare molto attenti ad evitare violazioni del segreto d'indagine, quindi anche, diciamo, certamente il giornalista non è il primo anello della problematica.